Gli occhi della pallamano italiana erano tutti sull'RDS Stadium di Rimini nel fine settimana scorso, dove sono andate in scena le finals di Coppa Italia al maschile e al femminile. Vittorie per gli uomini, per il Brixen, formazione altoatesina, mentre primo successo storico per la C Lifestyle Erice, formazione siciliana della provincia di Trapani, nel torneo femminile. Nel Brixen però c'erano due abruzzesi che hanno festeggiato per questo trionfo. Sono Riccardo Di Giulio, che purtroppo non era schierato in campo dal suo tecnico Davor Šutura per via di un infortunio. C'era invece in campo il nostro ospite di oggi in questa nuova puntata della Casa della Pallamano. C'era Stefano Arcieri, in collegamento proprio da Bressanone. Ciao Stefano. Ciao, ciao Matteo, ciao a tutti. Hanno guardato alle imprese del Brixen invece i giovani del Campus Italia, che hanno fatto un salto, letteralmente un salto, a Rimini per un amichevole contro Carpi per testare il 40x20 dell'RDS Stadium. Tra di loro c'era in campo il terzino destro del Campus Italia, Marco Zanon, che è il nostro ospite qui in studio. Ciao Marco. Ciao Matteo. Allora, iniziamo facendo prima di tutto i complimenti a Stefano Arcieri. Stefano, è stato un fine settimana di grande pallamano, un fine settimana che vi ha visti soprattutto protagonisti con la vittoria e con la conferma di quello che di buono state facendo con la maglia di Bressanone in questo campionato. Primi in classifica, imbattuti ovviamente alle finals, avete superato la concorrenza ardua delle squadre che vi si sono poste davanti. In finale avete superato soprattutto una Junior Fasano molto ostica, molto difficile da battere. Sì, hai detto bene, è stata sicuramente la conferma di quello che stiamo facendo in campionato, ma sappiamo bene che la Coppa è un torneo a sé, e ogni squadra può vincere, anzi può dire la sua. Noi dovevamo essere solo concentrati e arrivare bene alla fine, no? Quindi tutto è andato bene, e questo trofeo è stato bellissimo, tutti e tre giorni sono stati un po' rocamboleschi, però diciamo che alla fine l'abbiamo portata a casa e adesso ci godiamo la vittoria. Marco, che partita hai visto? Come hai visto la finale? Insomma, un Bressanone che è effettivamente, voi l'avete affrontato tra l'altro poco prima di giocare queste finals di Coppa Italia, è una squadra veramente molto ben attrezzata. Beh, sicuramente una manifestazione bellissima da guardare e tutte le squadre hanno giocato veramente bene. La finale è stata molto avvincente, soprattutto perché il Brixen ha vinto di 1 alla fine. E una partita interessante con il portiere del Brixen che ha chiuso la porta. Mate Volarevic, protagonista, assolutamente. E abbiamo visto, sì, effettivamente delle partite veramente, veramente entusiasmanti. Noi ripercorriamo proprio le emozioni della gara finale, della sfida che ha permesso al Brixen di battere la Sidea Gruppo Junior Fasano 31-30. Come dicevamo, c'era in campo naturalmente Stefano Arcieri ed è stata una gara davvero molto equilibrata. Vediamo. C'è tutto, ci sono tutti gli ingredienti all'RDS Stadium di Rimini, ci sono due grandissime squadre, c'è la Coppa sullo sfondo che le aspetta per la prima volta in 37 edizioni di Coppa Italia. La finale sarà quella tra il Brixen e la Sidea Group Junior Fasano. Ed eccoci qua, è iniziata la 38esima finale di Coppa Italia maschile nella storia della pallamano italiana. Tarangelo accelera il ritmo del suo possesso, il Fasano, primo gol della partita, esulta il pubblico biancazzurro, segna, carico per Gianluca Dapiran che è puntuale come una cambiale, va a segno, 1-1 il risultato. Yarsam che poi va da Tarangelo, si è alzato il braccio del passivo, quattro passaggi a disposizione, non servono, la risolve così. Che bella partita la quale stiamo assistendo, sotto mano, formidabile! Dapiran, il sottomano di Gianluca Dapiran, la grande giocata! Yarsam intanto, e qui si fa gara a chi fa il gol più bello! Stricker, è finita, il Brixen dopo 35 anni torna a vincere la Coppa Italia per la terza volta nella sua storia.
Stefano, una città di pallamano, Bressanone è una città con una grandissima tradizione, poi diremo anche, che l'abbiamo detto altre volte nella nostra trasmissione, è una città che parla anche tanto teramano, non soltanto per te, non soltanto per Riccardo Di Giulio, Gigi Darui, Giorgia Di Pietro nella squadra femminile. Come hanno accolto questo ritorno dopo 35 anni alla vittoria della Coppa Italia in una città che, lo ripetiamo, ha portato intanto due squadre in finale, maschile e femminile, e questo non era mai successo nello stesso anno in Coppa Italia, e poi è una città che effettivamente respira pallamano tutti i giorni. Sì, hai detto benissimo. Diciamo che 35 anni sono tanti, sono tantissimi, quindi riportare un trofeo, che è Scudetto, Coppa, Supercoppa, qui crea sempre tanto entusiasmo. Entusiasmo che comunque c'era già anche prima, già l'anno scorso, quando i mercati hanno portato tante persone, tante persone nuove, tra cui anche me, e i progetti erano chiari, no? di puntare sempre più in alto, e alla fine quest'anno abbiamo costruito una squadra, sicuramente non ci nascondiamo, per vincere, per far bene. Poi se fai bene ovviamente la vittoria viene da sé, no? Però diciamo che anche con i tifosi che ci hanno seguito fino a lì sono state veramente delle grandi emozioni, no? Perché loro si aspettano tanto e lavorano tanto, ci sono tante persone che lavorano intorno, no? come in ogni società, e quindi noi siamo in palestra tutti i giorni e li incontriamo sempre e sappiamo quanto ci tengono. E dopo questo trofeo l'entusiasmo è salito alle stelle, no? Come hai detto tu, una città che respira di pallamano. Quando entri nei bar o nei posti, tutti ti conoscono, tutti sanno chi sei, e tutti ti chiedono come stai, no? Come andrà, come giochi, eccetera, no? Quindi è bello respirare in questi ambienti, come anche con Versano, Fasano, no? Città storiche della pallamano. E niente, adesso però sappiamo che i festeggiamenti sono finiti. Già la stamattina abbiamo ricominciato gli allenamenti e niente, adesso si va avanti e testa al campionato, perché sì, siamo primi, ma non dobbiamo perdere punti per strada e soprattutto dobbiamo arrivare integri fino alla fine, insomma. La regia ci sta mostrando intanto le immagini della premiazione all'RDS Stadium di Rimini. Anche su questo, Stefano, ti chiedo un parere. Ormai siamo già alla terza stagione che le finals, anzi alla quarta, le finals si giocano unitamente nella stessa sede, con le finali sia di uomini che donne, quindi con quest'anno due Final Eight, 16 squadre. Ormai è diventato un evento di riferimento in cui la pallamano italiana si ritrova. Se non ci si ritrova a Chieti, nella casa della pallamano, ci si ritrova alle finals di Coppa Italia. Ecco, mettiamola così. Certo, no, a Rimini è stata una bellissima esperienza, guarda, dall'hotel all'organizzazione a quando entravo nel palazzetto, una cavolata, anche il riscaldamento, l'organizzazione del bar dietro, la struttura proprio a me è piaciuta tantissimo, quando entravi già sentivi il rumore, no, degli spalti che erano comunque gremiti, e quello fatti ti dà carica, e niente, io spero che vada sempre meglio, no? Questo tipo di eventi, che in 3-4 giorni non è semplice da organizzare e rendere nel finale così, così bello, dall'inizio fino alle premiazioni. Ecco. Nella seconda parte parleremo anche di campionato e teniamo lì Stefano Arcieri, perché il campionato che riguarda sia lui che il Campus Italia è ovviamente lo stesso, quindi avete sicuramente dei punti in comune, anche se situazioni di classifica e ambizioni certamente diverse. Ma nel frattempo, se è vero, come è vero, che il campionato di Serie A Gold ripartirà proprio nel corso del prossimo fine settimana, sullo sfondo, a meno di un mese di distanza dalle finals di Coppa Italia, ci sono i prossimi appuntamenti con la maglia azzurra. Qui l'Abruzzo tornerà protagonista, in modo particolare con la nazionale maschile, che il prossimo 9 marzo alle ore 16, giornata di giovedì, in diretta su Sky Sport Arena, affronterà la Lettonia alla pala Giovanni Paolo II di Pescara. È il primo di due appuntamenti ravvicinati. Il mese successivo, ad aprile, toccherà invece la nazionale femminile, che sfiderà la Slovenia nelle qualificazioni ai mondiali del 2023, il tutto invece nella casa della pallamano di Chieti. Qui stiamo vedendo la grafica insieme, questi sono i due appuntamenti per l'appunto. Facciamo però insieme il punto ripartendo dal servizio e quindi dalle immagini, poi rifissiamo il tutto insieme ancora con la grafica.
La pallamano azzurra chiama l'Abruzzo, ancora una volta si prepara a rispondere. Negli occhi e nella mente ci sono ancora i sold out di ottobre e novembre a Pescara e Chieti nelle sfide delle nazionali azzurre contro Francia e Bulgaria, ma nel frattempo la federazione ha ancora una volta scelto questa terra come sede dei suoi prossimi eventi internazionali. Come al solito è il caso di prendere carta e penna. Il prossimo 9 marzo, giovedì, alle ore 16 in diretta su Sky Sport Arena alla Pala Giovanni Paolo II di Pescara, la nazionale maschile sfiderà la Lettonia per la terza giornata di qualificazione agli Europei 2024. Sarà una sfida decisiva da vincere a tutti i costi e servirà insomma un'atmosfera all'altezza per la nazionale di Riccardo Trellini, tanto che la federazione, prediligendo un orario ideale per bambine e bambini, ha deciso di garantire l'ingresso gratuito a tutti gli under 15. Date e orario sono noti: 9 marzo, ore 16, Pala Giovanni Paolo II di Pescara. Sfida spettacolare e pubblico della pallamano abruzzese che non dovrà mancare. Allo stesso modo, il prossimo sabato 8 aprile, questa volta nella casa della pallamano di Chieti, l'Italia femminile affronterà la Slovenia nell'andata dei playoff di qualificazione ai mondiali 2023. Giornata festiva, weekend, la Pasqua sullo sfondo e una sfida internazionale a cui assistere. Ci sono tutti gli ingredienti per godersi un pomeriggio di sport imperdibile nel segno della pallamano. I canali della federazione aiuteranno gli interessati ad orientarsi. Federhandball.it per scovare tutte le informazioni e circuito Viva Ticket per acquistare il proprio biglietto. L'imperativo è uno soltanto: la pallamano azzurra chiama, l'Abruzzo dovrà rispondere. Marco, tu lo sai che come Campus Italia avete grandi responsabilità positive nel pubblico che viene a vedere la pallamano adesso in questo territorio, perché la vostra attività, quello che voi fate poi tutti i giorni qua e tutte le settimane con la Serie A Gold, fa sì che contro la Francia ci sia stato il pienone, contro la Bulgaria ci sia stato il pienone, adesso ce l'aspettiamo anche per le prossime due gare della nazionale. Beh, sicuramente la nostra partecipazione al campionato di Serie A Gold è un aiuto alla crescita del movimento italiano, sicuramente qua in Abruzzo, perché molte persone iniziano a venire a vederci, iniziano a conoscerci, quindi questi grandi eventi a Pescara o a Chieti della Nazionale sono d'aiuto ancora di più al movimento, un'affluenza enorme di persone, speriamo sempre maggiore. Assolutamente sì. Stefano, è vero, sicuramente ci sarà tanto pubblico, ce n'è stato contro la Francia. Adesso però bisogna vincere anche, poi la parte pubblico ha il suo ruolo naturalmente centrale e poi ci siete voi in mezzo al campo e la Lettonia è indubbiamente un avversario da mettersi alle spalle a questo punto. Sì, sì, sicuramente il fattore pubblico conta, ecco, il nostro uomo in più. Mi ricordo l'inizio della partita contro la Francia, quando i 15 minuti, se non erro, eravamo anche in vantaggio e guardavo intorno e dicevo: ma com'è possibile? Ci stiamo giocando contro la Francia. Poi diciamo che fa tanto, ecco, poi la partita è andata comandata, però insomma, ritornando alla Lettonia, sì, bisogna vincere, noi proveremo a farlo, non voglio dire altro perché ecco, è una partita molto importante, ma bisogna fare anche il risultato contro la Polonia, che è quello diciamo che ancora di più ci preme, quindi aspettiamo insomma con ansia quel giorno e poi cerchiamo di prepararci al meglio. Rivediamo insieme ancora la grafica per fissare nuovamente le coordinate di questi due appuntamenti. Ce le ricorda Davide Buzzamini, che è un compagno di squadra, tra l'altro il giocatore in foto di Stefano Arcieri nel Bressanone, nel Brixen. Italia-Lettonia giovedì 9 marzo alle ore 16 al Pala Giovanni Paolo II di Pescara, e poi Italia-Slovenia sabato 8 aprile nella casa della pallamano di Chieti, orario in questo caso ancora da definire. Stefano, da abruzzese, il fatto che tutti questi appuntamenti, tutta questa pallamano nella tua regione e quindi poi quando si scende in campo, come nel tuo caso con la maglia della nazionale, anche la possibilità di vedere tanti amici attorno a sé. Penso sempre a Tommaso De Angelis, che ha segnato il suo primo gol in maglia azzurra a Pescara davanti ad un pubblico prioritariamente di abruzzesi. Per voi è un piccolo fattore di stimolo ulteriore il fatto di giocare quasi a casa nel tuo caso, perché poi Teramo è vicinissima naturalmente a Pescara? Ma guarda, se si giocasse a Teramo con la nazionale sarebbe sicuramente 10 volte lo metto in stimolo. Dubbio. Sicuramente. Però diciamo che comunque Pescara è lì, facilmente raggiungibile da tutti i miei amici. Ripeto, quella volta che abbiamo giocato contro la Francia alzavo la testa, guardavo un sacco di persone che anche nel mio periodo dei giovanili, magari società comunque Pescara,
Chieti, Guardia Grele, Città Sant'Angelo, insomma, società che io ho vissuto perlomeno con anche amici che adesso magari non giocano più, però sono venuti a vedere, è stato veramente emozionante, no? Perché sì, ti dà uno stimolo che non puoi spiegare sicuramente. Poi, per esempio, quando Tommaso è entrato e ha segnato, per me, io penso che per lui sia un ricordo che avrà per tutta la vita, no? Non capita tutti i giorni di avere una chance del genere, però quando ti arriva la devi sfruttare, lui l'ha fatto, e quello se lo ricorderà per tutta la vita. Però insomma, adesso Pescara non deve essere più per noi un sogno, ma deve essere una realtà, ci deve spingere a vincere e a fare risultato con la nostra nazionale. Marco, ti sei già messo sulla lista dopo Tommaso De Angelis e Cristian Manojlovic, adesso tocca a te esordire con la maglia della nazionale senior. Sicuramente la voglia è tanta di essere al posto loro, siccome sono felicissimo per loro due, siccome hanno avuto due esordi decisamente bellissimi. Tommy contro la Francia ha fatto due gol e Cristian ha fatto un partitone contro la Croazia in amichevole. Adesso spero che fra un po' arriverà il mio turno come terzino destro. Campus Italia dunque nella seconda parte della nostra puntata della Casa della Pallamano. Adesso pausa e poi torniamo. Dopo la settimana di pausa con la Serie A Gold che si è fermata per lasciare spazio alle 8 squadre più forti del campionato e quindi alle finals di Coppa Italia, torna il campionato Campus Italia che si prepara ad un vero e proprio tour de force, perché sabato alle 14.30 i ragazzi della squadra federale affronteranno la Raimon Sassari nella casa della Pallamano di Chieti, mercoledì recupero contro il Bolzano ancora a Chieti e poi nel fine settimana successivo trasferta a Merano. Facciamo il punto nel servizio. Una settimana di pausa per ricaricare le batterie, guardare a Rimini e alle finals di Coppa Italia e per rituffarsi da sabato nel campionato. La Serie Gold del Campus Italia ricomincia nel prossimo fine settimana per quello che si preannuncia come un autentico tour de force. Tra 11 e 18 febbraio, infatti, i ragazzi della squadra federale affronteranno nell'ordine Raimon Sassari, Bolzano e Alperia Merano. Tre partite, 180 minuti raccolti in una settimana. Due di queste nella casa della Pallamano di Chieti, la prima sabato contro i Sardi alle 14.30, seguita dal recupero del prossimo 15 febbraio, mercoledì, alle 18 contro Bolzano, posticipo dettato dalla convocazione del cileno Francisco Ahumada, mancino degli Alto Atesini nelle fila del Cile agli ultimi mondiali. Situazione campus abbastanza lineare. La squadra ha fatto letteralmente un salto a Rimini la settimana scorsa all'RDS Stadium, che ha poi ospitato le finals di Coppa Italia per affrontare Carpi in amichevole e nel contempo fare da cavia, sportivamente parlando si intende, nella prima sperimentazione di utilizzo del video replay, più noto come VAR, all'interno di una manifestazione di pallamano italiana. Test per il settore arbitrale ovviamente, ma anche per lo staff tecnico guidato da Riccardo Trillini, che contro gli emiliani ha potuto testare nuovi assetti difensivi in vista di un finale di stagione in cui i ragazzi del campus saranno divisi tra ambizioni di diversa natura: smuovere la classifica, dove i punti mancano dallo scorso 3 dicembre, e guardare al futuro, al prossimo anno, che per i talenti della squadra federale sarà anche il primo lontano da Chieti dopo l'esperienza biennale nell'Accademia Federale. Stefano, come me li hai visti questi ragazzi nelle partite che avete giocato e immagino li avrai seguiti magari anche per visionare qualche avversaria della Serie Gold? Come li stai vedendo in questa esperienza nel massimo campionato? Beh, sicuramente un'esperienza positiva per loro, e, ripeto, hanno una grandissima fortuna ad avere questo progetto. Però come li ho visti migliorati. Quando sono venuti qui a Bressanone hanno giocato una gran partita, noi magari un po' troppo distratti, però le partite si devono giocare. Loro sono una squadra che fa parte del campionato e comunque per larghi tratti mette in difficoltà altre squadre, perché hanno dei buoni principi di gioco e corrono soprattutto tanto, quindi squadra che corre gioca la seconda fase e ha tanti tiri in porta, no? Poi fisicamente magari non saranno così grandi, però giocano una buona palla a mano, devono comunque tanto migliorare, però li ho visti molto, molto bene, molto più preparati, ecco. E spero che questo progetto, quando adesso finirà per loro,
sarà solamente un punto di partenza e un trampolino di lancio, no? La cosa che è cambiata adesso è che loro, a differenza di prima, secondo me si prendono più responsabilità come ragazzi, perché hanno capito che ormai si sono adattati a quello stile di vita che hanno preso, e si vede proprio che in campo adesso la palla scotta di più, perché vogliono vincere, sanno che possono farlo almeno con delle squadre che magari non sono preparate o, come si dice, non sono concentrate in certi momenti. E noi, devo dirti la verità, sì, l'abbiamo affrontata un po' magari così la partita, però abbiamo visto che i ragazzi veramente non sono più bambini, e questo fa ben sperare anche per il futuro, no? Spero che per loro, per tutti loro, sia un grosso trampolino di lancio per far bene, per alzare ancora di più il livello del campionato italiano, che già adesso per tutte le altre squadre comunque lo ha elevato a grandi livelli, ecco. Marco, raccontami un po' di questa esperienza, no? In Serie A Gold adesso siamo arrivati abbastanza avanti con le giornate, avete fatto qualche punto, preso tante botte, subito tanti gol, fatto tanti gol, insomma, com'è il tuo bilancio? Beh, all'inizio dell'anno, quando ci hanno detto che avremmo partecipato alla Serie A Gold, eravamo tutti contentissimi di questa esperienza, però non pensavo che riuscissimo a giocare così bene anche contro queste squadre. Pensavamo di perderle tutte di abbastanza, invece molte partite tirate, soprattutto contro le squadre che possiamo dire più facili da affrontare, ma sono sempre partite, quindi sempre una partita da giocare, sempre provare a vincere contro tutte le squadre. E siamo riusciti a strappare via qualche punto anche a qualche squadra più forte, e sicuramente è un'esperienza formativa perfetta per noi, anche per i nostri prossimi anni, e questo ci serve da insegnamento. Hai iniziato a pensare al dopo campus, visto che per voi questa esperienza finirà al termine della stagione, quindi finirà il biennio, arriveranno altri ragazzi, per voi è tempo di diventare grandi, no? A tutti gli effetti. Beh, noi siamo stati l'esperimento, possiamo dire, la prima generazione del campus. Riuscito. Penso abbastanza riuscito. E adesso sarà sicuramente bruttissimo lasciare tutti i nostri compagni, perché siamo diventati come una famiglia, e quindi sarò un po' triste, però sarò felicissimo di provare nuove esperienze in Italia o sperando anche all'estero. Si può dire che sei andato anche qualche giorno in Germania a vedere, cerchiamo di... Ovviamente la federazione sta cercando di accompagnare questi ragazzi nella migliore scelta possibile, perché l'obiettivo, l'intento del progetto Campus Italia è far sì che possano essere immessi nel movimento italiano o all'estero giocatori che possano ambire per l'appunto a diventare professionisti e quindi a fare della pallamano la loro attività prioritaria. Sicuramente questo vale già per Stefano Arcieri. Vediamo la classifica della Serie A Gold. Stefano Arcieri, che con il suo Brixen è in vetta alla graduatoria, 33 punti, poi c'è l'Alperia Merano. Stefano, dopo la Coppa Italia sicuramente avete ulteriori certezze, perché tutti dicevano Brixen fortissima, super squadra, la vediamo, la dobbiamo vedere però alla prova dei fatti. Adesso avete anche un trofeo in bacheca, questo aiuta a lavorare con ancora più entusiasmo. Sì, un sacco di pressioni intorno, no? Perché tutti dicono e pensano che questi sono i più forti, questi vincono tutto quest'anno, ma non è così, perché ogni giorno si lavora, c'è tanto sacrificio dietro, e nella Coppa ancora abbiamo dimostrato ancora una volta che se siamo con la testa giusta in campo stiamo costruendo veramente una mentalità vincente, che è quella che ci è mancata un po' negli anni passati, ecco. E dopo la Coppa assolutamente ho notato che il livello si è alzato tantissimo delle squadre, anche nel campionato italiano quest'anno tutte le squadre possono far male a tutte, meglio ancora dell'anno scorso, quindi bisogna stare attenti. Già sabato contro Carpi dobbiamo giocare una partita tostissima, perché andiamo lì e non sappiamo, magari qualcuno non è in giornata e tutto può succedere, no? Perché tutte le squadre si sono rinforzate tantissimo e noi speriamo comunque di continuare su questa scia, di aver preso, diciamo, di aver finito i festeggiamenti, come dicevo prima, e di aver preso morale, che possiamo fare cose grandi tutti insieme, ma solamente uniti. Non esiste più un singolo che fa la differenza, e questo è quello che anche ci imprime il nostro allenatore durante gli allenamenti. Grazie a Stefano Arcieri. Complimenti ancora. Ciao, grazie. Grazie per essere stato con noi.
E dunque queste le impressioni, le parole in casa Brixen, ma le parole, le impressioni di un abruzzese doc come Stefano Arcieri. Adesso rimaniamo in Abruzzo, parliamo di Campus Italia, ascoltiamo Pasquale Maione, il tecnico della squadra federale, proprio alla vigilia della gara contro la Raimond Sassari del prossimo fine settimana. Il fatto di giocare tanto per me è sempre positivo, sicuramente i ragazzi preferiscono giocare e sapere che ogni tre giorni si gioca. Tiene alto l'umore e tiene alta la concentrazione. Settimana non facile perché il periodo purtroppo ci ha dato tanti ammalati, e siamo stati anche sfortunati perché non tutti insieme, cioè recuperiamo uno, ne perdiamo un altro con febbre e malanni di stagione, però niente di grave, siamo pronti. Avete giocato anche un amichevole contro il Carpi la settimana scorsa a Rimini, un po' per testare il video replay, e questo è servito naturalmente alla federazione e al settore arbitrale, e voi avete invece testato, se non ho visto male, anche un sistema difensivo più aggressivo. Insomma, su che cosa state lavorando in questo periodo? Sì, come dicevi tu, un amichevole che non ci fa tanto da testo, non è una prova del 9 perché è stata più per aiutare il settore arbitrale. Siamo andati volentieri a fare questa amichevole contro Carpi perché per noi ogni partita è sempre buona, è un'esperienza in più, però non possiamo prendere tante informazioni da questa partita che è stata molto spezzettata, ma come hai visto bene stiamo provando una difesa nuova. Il nostro obiettivo è avere almeno due difese per insegnare ai ragazzi a difendere in 6-0 e lo stanno facendo già abbastanza bene, abbiamo i nostri principi ben saldi nella testa e adesso stiamo cercando di insegnare loro una 5-1 molto aggressiva che abbiamo visto fare da alcune squadre all'Europeo e stiamo cercando di riproporla nel campus. Carrellata di grafiche, adesso vediamo il prossimo turno della Serie A Gold di cui abbiamo già parlato con i nostri ospiti, e allora la sfida casalinga del Campus Italia contro la Raimond Sassari alle 14.30 di sabato, mentre per il Brixen di Stefano Arcieri ci sarà la gara in trasferta al Palavallauri di Carpi in Emilia Romagna. Vediamo anche quello che accade invece in Serie A1 femminile, dove riparte il campionato dopo la vittoria della Coppa Italia da parte della C Lifestyle Erice. La Starmed TMS Teramo riparte come fanalino di coda, due punti e gara, lo vediamo nella prossima scheda, ostica dal pronostico abbastanza chiuso per la formazione allenata da Daniela Palarie, che farà visita alla IOMI Salerno, semifinalista dell'ultima Coppa Italia, squadra seconda in classifica. Si gioca anche in Serie A2, allora per le due formazioni abruzzesi, Teramo e Pescara, la classifica in questo momento è davvero complessa, Lions Teramo ad 8 punti, Pescara a quota 5, la Prestiter Pescara, e nel prossimo turno, vediamolo anche questo con l'aiuto della grafica, due sfide certamente complesse, pronostico assolutamente chiuso per Pescara che ospita domenica la Maccagi Cingoli, la capolista di questo massimo campionato, mentre per il Teramo gara molto complicata in trasferta a Monteprandone, è uno scontro diretto per la lotta salvezza, una gara assolutamente da non sbagliare per i ragazzi di coach Settimio Massotti. Andiamo avanti invece parlando di Serie B adesso, perché stiamo per salutarci, stiamo per chiudere. In Serie B vittoria fondamentale nel derby contro il Città Sant'Angelo per il Chieti del coach Alessio Savini, 30-23 la settimana scorsa, e Chieti che continua ad occupare il secondo posto della classifica. Vediamo. Ho fatto i complimenti ai ragazzi al termine della partita perché comunque hanno offerto una grande prova di maturità. Città Sant'Angelo da subito ha provato a indirizzare la partita su una partita maschia, fisica. I due cartellini rossi ne sono la dimostrazione. Però i ragazzi sono stati molto, molto lucidi, sono riusciti comunque a tenere un buon vantaggio per tutta la partita. Il risultato non è mai stato in dubbio. Abbiamo avuto modo di dare spazio anche ai ragazzi più giovani, fino all'under 15 addirittura. Per quanto riguarda la stagione, siamo soddisfatti di quello fatto finora. Siamo nelle posizioni di vertice, ovviamente il campionato è ancora molto lungo, dovremo affrontare anche i playoff, ma se manteniamo la giusta voglia di allenarci, la voglia di migliorarci soprattutto, possiamo toglierci belle soddisfazioni. Sono molto contento anche per quanto riguarda gli under 17, di cui sono responsabile. Siamo riusciti a vincere la prima fase, che comprendeva solo le squadre abruzzesi. Adesso affronteremo la seconda fase e affronteremo le squadre marchigiane. Anche lì, con il giusto lavoro e il giusto sacrificio, secondo me ci potremo togliere tante soddisfazioni. Andiamo in grafica dopo aver ascoltato le parole di coach Alessio Savini per sostanziare quello che dicevamo, e quindi Cingoli che guida la classifica della Serie B, girone Abruzzo Marche con 18 punti, seguita poi proprio da Camerano e Chieti, le altre abruzzesi Pescara e Città Sant'Angelo sono nella colonna destra della classifica, entrambe con 6 punti. Noi siamo ai saluti, siamo in chiusura, io ringrazio Marco Zanon per essere stato con noi.
Grazie a te, Matteo. E noi ci ritroviamo la prossima settimana con la Casa della Pallamano, sempre qui su Rete 8. L'augurio rimane quello di sempre. Buona pallamano a tutti, alla prossima.